per lei la festa patronale? È una grande festa, però per me personalmente solo mi va più quella religiosa, che pure è un altro, non è che sono tanto attaccato. Comunque mi faccio lo stesso a vedere. Ma la festa patronale per me significa tradizione, qualcosa di assolutamente irrinunciabile. E che rappresenta? Rappresenta la cittadinanza intera di tutto Bisticci, la nostra rappresentazione, è il nostro padrone. Va commemorato, comunque va festeggiato, sia sotto l'aspetto religioso sia sotto l'aspetto anche civile. Beh, è un evento che raccoglie talmente tante persone e già questo la dice tutta sull'importanza che riveste sia per il comune sia per tutta la popolazione. Cosa ti ha spinto a venire a Bisticci stasera? Ma perché? Io vengo da Mondalbano e Sarocco si festeggia anche a Mondalbano e volevo vedere com'era festeggiato nella città di cui è il patrono. Sono venuto a dare un'occhiata, la prima volta vengo a Bisticci durante Sarocco. Cambierebbe qualcosa nell'organizzazione delle festività? Secondo me il problema annoso che c'è di queste festività sono i parcheggi. Un consiglio che potrei dare è quello di organizzare un parcheggio all'entrata del paese e organizzare un servizio navetta che porti le persone al centro della festa. E per forza, sai quante cose cambieresti se fossi qua? Ma siccome non ci sono, non cambio niente. Beh, vabbè, non è che sia una cosa semplice. Purtroppo l'abitato di Bisticci è quello, non è che si può fare molto rispetto all'abitato così come siamo messi. Già dove viene il cantante c'è una bella cosa, perché è stato fatto che tipo anfiteatro, già è una bella, si sta bene. E poi interessa un po' tutto l'abitato, la festa, non è che riguarda soltanto un rione, penso sia da un'estremità all'altra, è interessato tutto il paese. Incentrare più tutto su una via, poi chiamare qualcuno di famoso a cantare. No, a me piacciono così, forse dei punti di incontro maggiori per le persone, ma in più di particolare. Cosa farebbe per attirare più turisti? Un rebus, questo caso. Comunque già durante le feste già ci stanno parecchie persone, durante le 3-4 giorni. I problemi per l'intero anno. Io rivedrei tutto il piano regolatore, farei tutto un piano di recupero a parte, tutto da studiare con molta attenzione, un buon piano di recupero, perché questo è il centro storico e va rispettato come centro storico. Ma penso che un info point, qualche ristorantino, qualcosa di più che attira la gente, in particolare. Sicuramente un po' più di pubblicità, deve essere pubblicizzata molto di più a livello sia provinciale sia regionale. Secondo me è poco pubblicizzata perché vive molto di rendita questa festa, è famosa solo per la rendita, perché è festa, perché è questa festa, perché è la festa di San Rocco. Non è famosa, non viene pubblicizzata annualmente con tutte le novità che ci potrebbero essere. Tutti più servizi che lasciano desiderare, i servizi che ci sono nel paese. Lei nota delle differenze rispetto alle feste di qualche anno fa? Diciamo che il filo conduttore è sempre quello. Grosse differenze non ce ne sono, se non un maggior forse attaccamento da parte dei giovani. Vedo più giovani un po' più attaccati, un po' più legati a questa festa rispetto a qualche anno fa. Beh, per forza sono differenze. Tipo adesso è più che il cantante, quello no, io tutti questi cantanti francamente non li vedo. Beh, più o meno diciamo che la tradizione è più o meno la stessa, non è che sia cambiato granché. Durante queste feste vengono sempre gli ex bisticcesi, diciamo tutti quelli nativi di Bisticci che tornano a visitare il loro paese, i loro luoghi, c'è il ritorno dei paesani.